Ok, allora l'ultimo passaggio, quello che dicevamo già prima dell'intervallo, sarebbe di rendere asincrono questo metodo, ok? In modo da non doverci preoccupare nel caso in cui questo calcolo a distanze effettivamente richiedesse troppo tempo di elaborazione. Allora, rendere un metodo asincrono significa spostarlo in un task separato, quindi do l'avvio a questo task fornendogli tutte le informazioni che gli servono per lavorare e attendo che il task termini per poter elaborare i dati che ha prodotto. Ok? Tutte le attività che svolgo a questo punto dentro il metodo doSearch sono tutte attività che si svolgono prima dell'avvio del task. E di fatto saranno attività preparatorie. Poi si avvia il task va avanti e fa il suo lavoro. In questo caso il suo lavoro sarà molto breve, nel senso che deve semplicemente chiamare questo metodo. E poi al termine dell'attività del task posso visualizzare i risultati. Dico al termine dell'attività del task e non dentro il task parallelo, perché il task parallelo non ha la possibilità di toccare i dati. Non ha nessuna possibilità di toccare gli elementi txt, results, table stops, eccetera, eccetera. Ok? Quindi il cuore dell'elaborazione è questo. Ciò che succede dopo l'elaborazione è questo. È tutto questo blocco, diciamo così, chiamiamolo di grafica o di visualizzazione. A differenza dell'esempio della volta scorsa, questo task calcola un valore, calcola questa mappa. Quindi l'esempio della volta scorsa, anzi della volta scorsa, ce l'abbiamo qui, era un task di tipo void, che faceva delle cose, caricava il modello, ma non restituiva nessun risultato in particolare. In questo caso restituiamo un risultato, quindi così approfittiamo anche per capire come si fa a ottenere il risultato. Quindi noi dovremo creare un task che ritorna un risultato di tipo map stop double, per non cambiare nulla. Quindi il task è un oggetto parametrizzato col valore del dato di ritorno. New task stop double, e questo oggetto task avrà un metodo che è il metodo call, come tutti i task. Questo metodo call restituisce, vedete che il metodo call restituisce un oggetto del tipo map. A chi lo restituisce lo capiamo tra un attimo. Quindi ciò che deve fare questo metodo, quindi questa è tutta la parte che avviene in background, in parallelo, nel nostro caso è semplicemente questo. Lo copio qua e poi ritorna a distanze. Poi c'è ancora un paio di dettagli da mettere a posto. Però cosa stiamo facendo noi? Stiamo predisponendo un task parallelo che a partire dalla stazione di arrivo calcoli la mappa delle distanze e poi ritorni queste distanze. Questo lo avvieremo poi alla fine del metodo con la chiamata, l'abbiamo già visto la volta scorsa, il metodo più veloce era creare un thread composto da questo solo task e farlo partire. Questa, dicevamo già la volta scorsa, è praticamente l'ultima istruzione di questo metodo do search. Perché dopo questa istruzione il thread è partito, va avanti per conto suo e noi non possiamo più fare nulla che abbia senso, ormai è partito, non possiamo più interagire. Potremmo solo attendere che lui finisca oppure faccia ciò che deve fare. Adesso, se guardate Eclipse, lui si arrabbia su start stop, ovviamente.
Perché dice, beh, il metodo calcola distanze ha bisogno di una variabile start-stop e chi gliela passa? Beh, questa start-stop noi ce l'avevamo qui, quindi potremmo anticiparla, ce l'abbiamo già, ovviamente lo calcolavamo, l'abbiamo estratto dall'FXML, dalla stazione selezionata dall'utente. Ma non è ancora contento lo stesso Eclipse. Vedete che pur avendo a questo punto startup definita e la definizione di una variabile viene iniettata all'interno delle classi annidate, quindi è visibile, infatti lui non si lamenta che non è visibile, ma dice attenzione che startup è una variabile che non è finale. Cosa vuol dire final in Java? Final in Java fa riferimento a un oggetto di cui tu prometti che non lo modificherai più. Cioè gli assegni un valore iniziale quando lo costruisci e poi non lo tocchi più. Questo serve, e quindi mi dice, se vuoi rendi start-stop, la variabile da sopra, rendi la final. Con la parola chiave final. Final non c'entra niente con static. Final vuol dire che da qui in avanti, visto che ho assegnato un valore a start-stop, il valore di start-stop non lo cambio più. Dici, ma perché non lo devi cambiare più? Lo usi tre righe sotto, vedi ben se l'hai cambiato o non l'hai cambiato. No, attenzione, sinteticamente è tre righe sotto, ma questa riga quando verrà eseguita, chissà quando sarà. Sarà lo start, dopo lo start del task che verrà creato, eccetera, eccetera. No, qui l'ordine di esecuzione delle istruzioni non è l'ordine di scrittura. Per cui Java vuole essere sicuro che quando Java eseguirà questa istruzione, l'oggetto che passerà sia esattamente lo stesso che tu avevi segnato qua. Perché se nel frattempo cambiasse, lui non può saperlo, perché il task è andato da un'altra parte. Quindi io a un task posso rendere accessibile al task le variabili del metodo che contiene il task, purché queste variabili siano finali. C'è un altro modo, se vogliamo più pulito, potrebbe essere quello di dare passaglio come parametro. Allora a questo punto, no, scusate, call, lo posso passare così e nella chiamata gli posso aggiungere il costruttore. Però qua si complicano già le cose. Per fare cose più complesse, si può dire, beh, visto che task alla fine è una classe come tutte le altre, posso implementarmi una mia classe che abbia una sua variabile privata, un suo costruttore, un suo parametro che si ricorda quel valore e quindi non dover fare questo gioco del final. Questo ha senso, cioè, se lo si fa, si può fare, ma a questo punto avrebbe senso scorporare questa classe e non fare più una classe anonima, ma una classe vera e propria, che lo chiamerei, che ne so. Calcola distanze task a cui definisco il costruttore, quando lo costruisco gli passo il parametro, lui se lo memorizza e poi c'è il metodo call. La versione più breve è questa. Per cose semplici come quelle che facciamo noi può essere sufficiente. Dopodiché, a questo punto facciamo partire il task e lui va avanti, calcola le distanze. Il problema che ci rimane è che tutto questo ovviamente ha senso se start-stop è diverso da null. Perché se no è inutile fargli fare calcolo a distanze, creare il thread, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo lo facciamo così. Chiusa graffa. Altrimenti è inutile creare il task. Poi questo sotto lo cancello, lo uso solo per andare a calendarizzarlo. Adesso questo metodo di per sé farebbe quel che deve fare. Attiva un task e lo fa partire. Questo task fa l'elaborazione. La cosa che manca è, dopo che lui ha terminato l'elaborazione, visualizza i risultati. Poi l'altra cosa che manca è, durante l'elaborazione, visualizza il progresso che sta avvenendo. Ma questo è più facile. Allora, dopo che il task ha terminato l'elaborazione, non significa l'istruzione dopo lo start, qui. Non so perché è venuto fuori evento. Non significa qui.
perché qui non succede nulla in questo punto del codice. Il task è appena partito, anzi non siamo neanche sicuri se sia già partito, perché nel frattempo magari è in coda che aspetta che altre attività finiscano. Per poter decidere che cosa fare, dobbiamo, prima di attivare il task, agganciare a quel task un gestore dell'evento di terminazione. No? Task.set onSucceeded. Scusa, prima che il task parte, una volta che è partito magari finisce talmente in fretta che non ho tempo di agganciargli l'evento. Quindi devo fare tutto prima effettivamente di lanciarlo. Per quello il new thread lo lascio per, come ultima istruzione. New set onSucceeded, quindi gli dico guarda che quando il task finirà io voglio essere informato con un evento che è un evento di tipo un event handler, new event handler di questo worker state event che sono worker la superclasse di task, l'avevamo forse accennato la volta scorsa, quindi l'evento di cambio dello stato del task, in particolare il cambio dello stato sarà verso lo stato di succeeded. E questo è un metodo molto semplice che è solamente, scusate, è un event handler molto semplice che, come tutti gli event handler, ha un metodo handle che fa tutto, che deve fare, viene chiamato quando l'evento accade. Cosa devo fare quando l'evento accade? Devo visualizzare il risultato. E quindi fare questo codice qui sotto. Il problema è distanze. Cos'è? Dov'è? La mappa. La mappa è una variabile locale che ho creato qui. Poi qui c'è un return strano che non si capisce a chi va questo return. Perché chi è che l'ha chiamato? In realtà, poiché è un task, quando io faccio il return aggiorna semplicemente una proprietà legata al task, che io posso andare a recuperare andando a interrogare il task stesso. Quindi io posso dire la mappa che tu mi hai calcolato, distanze, restituiscimela fornendomi il get value. Cioè il task, anche lui ha un valore. Il valore di ritorno del task che cos'è? È l'oggetto che viene ritornato dal metodo call. E il tipo di questo oggetto è il parametro con cui è stato parametrizzato a livello generics il task stesso. Quindi è un po' come dire il task muore, ma morendo lascia in un cassetto la sua risposta. Get, dov'è? Task.get. Il primo, get maps future task waits if necessary for computation and then retrieves the result. Fa un'attesa e poi ottiene il risultato. Quindi di fatto blocca il chiamante. Aspetta, se necessario, che l'elaborazione completi e poi restituisce il risultato. Get value. Get value. Ritorna il valore della proprietà che si chiama value. La posso chiamare, il get value mi ritorna il valore istantaneo di quella proprietà. Se get value lo chiamo prima che il task sia terminato, quel valore è ancora non definito. Se invece dopo che il task è terminato, il return l'ha settato. Oppure il task stesso potrebbe fare un set value su se stesso, per comunicarmi magari dei valori intermedi. Però quello me lo ritorna, ritorna la proprietà così com'è. Mentre il get serve per dire blocco l'elaborazione finché no. Però a quel punto sto andando avanti in modo sincrono, perché se lo faccio potrei farlo qua, no? Lancio il task e poi subito dopo faccio get, ma di fatto sto aspettando che il task finisca. Quindi non servirebbe a nulla in questo contesto. Quindi get value. Magari un this. Aspetta, il task è event.getSource.getValue. Così. Perché la variabile task da qua dentro non la vedo.
quindi è l'evento che mi dice da chi è stato generato, e chi è stato generato è il worker di cui prendo il value, e poi qua lo faccio un cast all'oggetto di tipo giusto. A questo punto ho recuperato dal limbo, perché il task è già morto, ho recuperato dal limbo il valore di ritorno del task e lo posso usare. A questo punto sono dentro un event handler che gira nel thread principale, quello di JavaFX, e quindi posso fare queste cose. Popolare contenuto della tabella e disegnare il grafico a barre. Fatto taglia e incollo qua. E poi aggiusto l'indentazione. Quindi queste operazioni di popolare la tabella e il grafico le faccio quando il task terminerà. Altre cose che erano rimaste fuori, quali erano? Queste qui, di azzeramento della tabella e azzeramento dei risultati del grafico. E, sì. Queste cose qua le possiamo decidere di farle. Allora, quando è che devo pulire la tabella dai dati? Supponiamo che l'elaborazione duri lungo tempo. Noi vogliamo che per il tempo lungo dell'elaborazione la tabella dei dati, per fare l'esempio, mostri ancora i dati dell'elaborazione precedente oppure sia vuota. Se vogliamo che mostri i dati dell'elaborazione precedente, allora questa operazione di pulizia la facciamo qui, subito prima di popolarla con i dati nuovi. Quindi mentre lui va avanti, io ho tutto il tempo di vedermi i dati vecchi. Se invece non voglio confondere l'utente e dire no, ma quando tu, voglio dire che quando l'utente preme il tasto, scompaiono i dati vecchi e lui rimarrà a guardare una tabella vuota in attesa che termini, allora la pulizia della tabella la farò prima del lancio del thread. Sono possibili tutte e due le cose. Io, giusto per lasciare qualcosa da fare all'utente, lo metterei anche qua dentro il gestore dell'evento. Quindi qui abbiamo in qualche modo sempre separato ciò che avviene prima dell'esecuzione avviene questo, recupero il dato, controllo se c'è del lavoro da fare e basta, registro il gestore d'evento e cose simili. Poi parto e quindi durante in parallelo avverrà l'esecuzione e alla fine dell'esecuzione avviene tutto ciò che c'è in questo codice. Quindi il codice è lo stesso, l'abbiamo solo riorganizzato in momenti diversi. Poi se voglio, per mostrare anche il progresso del task, posso agganciare anche lì il progress bar al progress del task, ma possiamo fare anche dopo. Facciamo una prova per vedere se funziona, se non ci sono problemi con la versione attuale, dovremo trovare esattamente la stessa cosa. Mi dà esattamente la stessa cosa. Solo che l'ha fatto, noi non ce ne siamo accorti, in modo asincrono anziché in modo sincrono. È stato un po' veloce, per cui non l'abbiamo visto. Se vogliamo anche lì agganciare le progress bar, lo possiamo fare, si chiama pb qualche cosa, punto progress property punto bind, quindi aggancio la proprietà progress della progress bar a che cosa? Al progresso attuale del mio task, sempre prima di lanciare il task. E a questo punto il task dovrà aggiornare nel metodo call il suo progresso, update progress -1, -1 per dire sto lavorando, e alla fine quando ho finito magari me lo rimette a 0,0 così la progress bar rimane ferma, oppure 1,1 per vederla piena, dipende un po' cosa preferite. Non credo che riusciremo a vederla, perché in questo caso calcola la distanza è così veloce. Però possiamo far finta, forzarlo, ad esempio facciamo finta che il calcolo della distanza sia molto più lento,
diciamo che ci mette 2 secondi, thread.sleep, fa dormire questo thread per 2 secondi. E allora dovremmo vedere che per 2 secondi la progress bar, load graph, rimbalza, prendiamo questo, search, e poi al termine, tac, riempie la... Se io cambio stazione, in questi 2 secondi continuo a vedere i valori vecchi e poi tac, di colpo cambiano quando l'elaborazione è finita. Quindi questo sleep ci permette di vedere meglio, con più calma, ciò che succede e in che ordine succede. Allora, se vogliamo questo metodo di prima implementiamo l'event handler sincrono, anche se è bloccante, non importa, abbiamo tutta la pazienza che ci serve per far sì che i valori vengano calcolati in modo corretto. E poi andiamo, possiamo andare a separare le varie parti e spostarlo in modo asincrono. Adesso togliamo lo sleep, se no mi chiedono perché i nostri algoritmi sono così lenti. Ok? Questo esercizio qua lo chiuderei qui. Adesso parliamo un attimo dell'esame. Parto dicendo, non è detto che all'esame uno abbia la calma e il tempo per poter fare questa operazione qua. Okay? Quindi, ve lo insegno più per voi che non per me, ecco, nel senso di esame. Allora, se non abbiamo dubbi su questo esercizio, o se ne abbiamo troppi, io farei una parentesi, prima poi di dedicare tutte le ore che restano a fare esercizi, a vedere insieme, c'è un regolamento d'esame che spiega, però magari una prima volta lo ragioniamo insieme così vi sapete organizzare. Avete visto che in laboratorio abbiamo già iniziato a fare esercizi d'esame con le modalità molto simili a quelle che ci saranno nell'esame reale. Allora, richiede un minimo di, soprattutto sui primi appelli, un minimo di logistica anche abbastanza rigida per riuscire ad arrivare alla fine in modo senza feriti, ecco, in modo tranquillo. Quindi, l'esame, io l'anno scorso avevo preparato questo flowchart che magari vediamo insieme, no? Giusto? Che così almeno quando arriviamo là sappiamo già cosa aspettarci, cosa fare, eccetera. E poi c'è il regolamento testuale che lo spiega meglio. Allora, al primo appello, probabilmente anche al secondo, sarete divisi in 2 turni. Quindi c'è un orario sul portale della didattica, però a quell'orario lì si svolgerà uno dei 2 turni, poi il pomeriggio svolgeremo l'altro. Perché ovviamente sarete 70, quasi 80 persone già prenotate, non vi metto 2 per macchina all'esame, no? E quindi dobbiamo fare 2 turni. Quindi, il vincolo principale è che voi l'esame lo dovete svolgere sulle macchine del laboratorio. Su quello non ci sono eccezioni. Per cui se voi finora avete lavorato sul vostro portatile, sul Mac, sul computer della zia, a me va bene tutto. L'esame lo fate sul computer del laboratorio. Sappiamo tutti come sono quei computer del laboratorio, ogni tanto alcuni si svegliano male al mattino. E quindi è fondamentale che prima dell'inizio dell'esame voi controlliate che la macchina davanti alla quale siete seduti funzioni correttamente. Quindi parte Eclipse, parte MySQL, riuscite a caricare un progetto di prova, SimBuilder c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è responsabilità vostra. Ok? Così come, quindi, cosa succede? Succede che noi inizieremo 20 minuti prima dell'orario dell'appello, quindi se l'appello è alle 11 facciamo 10 e mezza, 11 e 20, facciamo l'appello, voi aspettate fuori dal laboratorio, vi chiamiamo uno a uno e vi diciamo dove sedervi. Ok? Voi entrate e controllo configurazione macchine. Accendete il computer, noi cerchiamo già le macchine che sappiamo che non funzionano, ovviamente di lasciarle spente, ma sulle altre dovrebbero funzionare, ma non si sa mai. Allora, controllate la configurazione delle macchine, in modo da essere sicuri poi di poter lavorare tranquillamente perché il computer funziona. Ci vogliono 5 minuti? Ce ne vogliono 20? Non importa. Il tempo che ci vuole, ci vuole. L'importante è che poi alla fine tutti mi diciate, ok, va bene, il computer funziona. Ok?
o se no lo cambiamo, abbiamo tempo di spostarci. Caricamento eventuali file propri. Cioè, è permesso che voi carichiate sul computer prima del lavoro, prima dell'inizio dell'esame, i vostri file, gli esercizi che avete fatto, gli esempi, i progetti scaricati che vi diamo noi, quello che volete. L'esame faccio in modo, vorrei fare in modo che fosse il più vicino possibile a un'attività di sviluppo vero. Non è che quando uno deve sviluppare un programma, il giorno prima cancella tutto e parte da zero. Parte da ciò che ha, prendendo esempi, progetti, eccetera, eccetera. Volete salvarveli come zip in una cartella? Va bene. Volete già importarli in Eclipse come progetti? Va bene. Quello che volete. Avete del tempo in quella fase per caricare sui computer dei vostri file. A un certo punto questa fase si chiude e da quel momento in avanti, non voglio più vedere girare una chiavetta o altri oggetti simili che possono contenere dei file sopra. Okay, perché guardate, fino a questo momento voi non avete ancora visto il testo d'esame. Poi c'è la fase d'inizio. L'inizio dell'esame avviene quando il computer, tutti siete davanti al computer e avete detto funziona e avete copiato ciò che vi serviva. È ovvio che se uno ci mette 2 ore e 20 per ricordarsi come si fa a importare un progetto Eclipse o ricordarsi come si fa a lanciare MySQL, questo non è un ritardo accettabile, nel senso che la destrezza manuale nell'usare i computer, usare i programmi è un prerequisito. No, se uno non è mai venuto e quel giorno lì dice ma Eclipse dov'è? A queste domande non si risponde, ovviamente. Dopodiché, fatto questo, quando siete a posto si parte. Si parte significa che noi distribuiamo il testo d'esame, testo cartaceo, un foglio di carta, sul quale ci sarà un indirizzo. Adesso a volte l'abbiamo stampato sul foglio, a volte invece l'abbiamo solo proiettato questo indirizzo, che è un indirizzo web da cui scaricare un file zip che contiene una versione iniziale del progetto. No, poi se avete visto il mio esame vecchio avete visto che sono così. Vi diamo già uno scheletro del progetto in cui c'è lo scheletro JavaFX, quasi sempre c'è già anche il DAO con alcuni metodi, magari non tutti quelli che vi servono, ma alcuni per provare. Dentro questo zip c'è anche un database SQL da importare e il punto di partenza dell'esercizio, in modo da far risparmiare tempo sulle cose banali. E quindi è un progetto che parte e non fa nulla. Tipicamente il progetto che vediamo parte, apre l'interfaccia utente JavaFX con tutti o quasi tutti già gli elementi grafici. Questo serve perché così evitiamo di avere 200 progetti tutti diversi che chiamano gli elementi in modo diverso, eccetera, eccetera. Così abbiamo una base di partenza comune. E vi potete concentrare non tanto sul posiziono la text area, ma piuttosto sulla parte algoritmica. Quindi, a quel punto voi potete leggere il testo, l'esame, e scaricare il progetto dal sito di cui vi diamo l'indirizzo, importarlo in Eclipse, scaricare il database, importarlo in MySQL e lavorare. No? Quindi da questo momento in avanti per 2 ore si svolge l'esame, in cui noi quello che facciamo è controllare che voi non comunichiate tra di voi, né di persona né per mezzi informatici. Non faccio chiudere internet, perché JavaDocs va a pescare le informazioni da internet, poi magari su Google c'è l'esempio che vi serve, sui documenti dell'Oracle. Vi lascio internet, è chiaro che appena vedo una cosa che somiglia da lontano a Facebook, o una chat, o un programma di posta elettronica, cose di questo genere, ma senza neanche dirlo siete fuori, ok? Quindi vi metto nelle condizioni di avere tutte le informazioni che vi servono per andare avanti, ma non per comunicare. Visto che a livello informatico non c'è modo di separare sto navigando da sto chattando, noi lo facciamo in modo feroce, no? Con la ferocia tipica del docente in sede d'esame. Tanto voi dovete concentrarvi su realizzare il vostro programma. 2 ore. Allo scadere del tempo, uscite. Lasciate il computer così com'è, acceso, col vostro progetto aperto, e uscite dall'aula. Ok? Che funzioni o no. Dopodiché, uno a uno, vi richiamiamo dentro, in realtà saremo in 3 a correggere, quindi sarà 3 a 3, vi richiamiamo dentro in aula, ciascuno al suo proprio PC,
e guardiamo che cosa avete fatto. Ok? Allora, l'esercizio d'esame avrà sempre due punti, due domande. Domanda 1, domanda 2. La domanda 1 è il requisito minimo. La domanda più facile, tipicamente si tratta di caricare dati, lavorare con delle collection e stampare dei risultati, giusto per dire, lavoro minimo per riuscire a leggere i dati e farci qualche cosa, senza ancora algoritmi, grafi, ricorsione o cose varie, cose più avanzate. Punto 1 è quello, minimo. Allora, noi in sede di aula, d'esame, verifichiamo che il programma implementi alla perfezione i requisiti minimi. Il requisito minimo per noi è una cosa che in 20 minuti si fa, mezz'ora a farlo proprio bello, ok? Partendo dai progetti, vuol dire, sapendosi orientare, la nostra valutazione è che 20 minuti, mezz'ora al massimo, quindi il 25% del tempo dell'esame per il requisito minimo, il resto del tempo per fare il resto dell'esame. È un on-off molto semplice, molto veloce. On-off. Questo serve per cosa? Serve innanzitutto a scartare in modo relativamente indolore tutti gli esami che non hanno la possibilità di farcela, codici che non funzionano, non arriva, eccetera. E dall'altro darvi già una soglia. Noi la regola che mettiamo è che quando il requisito minimo, quindi il primo punto, funziona, voi avete già 18. In quel momento sapete già che l'esame l'avete passato in aula. Per cui diciamo sì, va bene, è accettato perché rispetta ciò che richiede il primo punto. Se invece non supera il primo punto, siete bocciati. Per cui voi uscite dall'aula in quel momento sapendo se siete promossi o bocciati. Dopodiché, chi è promosso, vabbè, ci rimane tutto il secondo esercizio, che in realtà è la parte pesante, la parte algoritmica, che ci correggiamo con calma. La correzione del secondo esercizio, quindi vi facciamo esportare un file zip, una seduta stante, diciamo che okay, esporta il tuo progetto, mettilo su questa chiavetta con questo nome e noi ce lo prendiamo. E con calma ce lo guardiamo. E diamo poi una valutazione che a quel punto va da 18 a 30. La valutazione della seconda parte è anche di tipo qualitativo. Non è on-off, anche lì, non, lì, nella seconda parte, visto che magari ci sono dei problemi anche algoritmici, non chiediamo che funzioni in modo perfetto. Magari non siete arrivati alla fine, se avete fatto solo un pezzo o funziona solo in alcuni casi, non in altri, e lì ci sta la graduazione tra il 18 e il 30. È il nostro lavoro di andare a valutare. Tendenzialmente, tante volte non lo facciamo neanche girare il codice, lo guardiamo, lo studiamo, lo correggiamo, no? Come fosse uno scritto. È uno scritto, a calcolatore, ma sempre scritto. Poi magari se vediamo che ho fatto bene proviamo anche a farlo girare, però non è che ci mettiamo a debuggarlo per farlo funzionare. Ci sono anche degli errori magari di programmazione piccoli, ma a volte sono meno importanti rispetto agli errori all'impostazione del ragionamento. Per questo la seconda parte, il secondo esercizio, quello più corposo, non lo correggiamo seduta stante, ma ce lo correggiamo con calma anche confrontando tra tutte le persone che hanno consegnato. Questo periodo può durare, non so, 8-10 giorni, dipende da quanti hanno consegnato, eccetera, ma voi sapete già dentro di voi se avete passato o non passato l'esame. Allora, molte discussioni ci sono state l'anno scorso, e vorrei evitarle il più possibile, su questo punto qua. Cioè, alla fine, io ho visto negli ultimi appelli, negli ultimi due appelli dei quattro dell'anno, che molte persone si preparavano per il primo punto. Diciamo, io visto che lì prendo 18, punto ad arrivare lì. E poi si arrabbiavano se quel punto lo facevano in modo non perfetto e io li bocciavo. O noi li bocciavamo, perché facciamo in tre in commissione. Allora, quando c'è scritto requisito minimo, minimo vuol dire che al di sotto di quello non c'è. Ok? E se uno si prepara per quello è a rischio, fortissimo. Perché basta una svista, tante volte insomma, spesso c'è scritto l'utente deve poter scegliere, che so, pensiamo all'esempio di adesso, la stazione e il programma deve mostrare l'elenco delle fermate collegate, non so, una cosa di questo genere. Allora magari uno si dimentica di controllare se la stazione è null, e il programma dà un'eccezione.
Quel punto per me l'esame non superato. No? Visto che è una cosa semplice, che si risolve in magari 20 righe di codice, deve essere perfetta. Se devo inserire un dato numerico a tastiera, l'utente lo scrive una parola, non è ammissibile che il programma dia un'eccezione. Il programma deve reagire correttamente con un errore. Cioè, molte volte, molte discussioni erano di questa cosa. Ah, ma io non, questa cosa qua non ci ho pensato che... Non ho controllato il null, ma sì, è solo quello, no, non importa. Perché poi in realtà il vero esame è la seconda parte, la prima parte è un filtro d'ingresso. Allora, lo dico a voi, lo dico anche a chi ascolterà la lezione registrata, non preparatevi per il livello minimo, perché altrimenti diventano roulette. Cioè, può darsi che per il caso, per dimenticanze, distrazioni, perdete l'esame. Il vero esame dovrebbe essere il secondo esercizio. Sì. Allora, questo è stato un punto su cui abbiamo applicato sempre un po' di flessibilità, nel senso che chi vedevamo che aveva fatto, o iniziato, o portato avanti il secondo punto, e aveva un'imperfezione nel primo punto, li abbiamo comunque presi corretti. La correzione magari partiva anziché da 18, da 16, da 15, ma li abbiamo presi. In questo caso, sì. Così. Se uno è andato avanti e poi c'è un'imperfezione sul primo punto, in qualche modo va a penalizzare il voto, ma non la consegna. Vorrei il più possibile evitarlo, no? Però diciamo così, in passato ci siamo sempre comportati così, quindi li abbiamo accettati. Quello che non abbiamo accettato è che poi non ha fatto niente dopo e pretendeva comunque il voto, no? Quindi è stato abbastanza antipatico dover... Tenete presente che voi sapete esattamente qual è il primo punto. Ecco, la difficoltà o l'attenzione che dovete fare è che man mano che andate a sviluppare il secondo punto, di non rompere il primo. Cioè, intanto controllate il suo programma, fatelo girare. No? E 10 minuti prima della fine, non toccate più niente. Andate a rivedere, fare le prove, controllare vari errori, cioè non andate a sviluppare cose nuove, funzioni nuove 10 minuti prima della fine. Perché se poi quando scade il tempo il progetto non compila, non compila. Allora, un conto dice non ho trovato un errore perché ho perso il null, eccetera. Un conto se non parte proprio. Allora, non andiamo a vedere perché non parte. È però uno quello che deve farmi vedere. Voi potete, internamente potete fare ciò che volete. Poi alla consegna mi fate vedere o un progetto o l'altro. Non è che potete dirmi ti faccio vedere per il primo punto questo che funziona, ma poi ti consegno quell'altro progetto. No, è uno. Per cui gestitevi il tempo per essere sicuri che il progetto, al termine del tempo, il punto 1 funzioni. E ci sia del codice per il punto 2 che poi se funziona, meglio, sono contento, a me piace da 30. Però se anche non funziona, sapete che quello non è, diciamo così, catastrofico, nel senso che significherà che daremo un voto di conseguenza. Però se arrivate dicendo, ah, un attimo, ah sì, ma perché, aspetta che commento questo che l'ho aggiunto, no, questo ragionamento qua non è accettabile. Lo fate prima della consegna, noi vi daremo tutti i reminder temporali che servono, e a un certo punto quando si chiude, si chiude. E a quel punto lì il computer, diciamo, non lo toccate neppure più, pure voi. Voi avete il progetto aperto, noi facciamo run e vediamo come funziona, non è che modificate ancora qualcosa, dopo. Quindi questa è un po' la logistica di come funziona. Dopodiché, appunto, di quelli consegnati ce ne saranno, cioè alla fine sarete divisi in 3 gruppi, quelli che sono respinti, punto e basta, quelli che hanno 18 e basta, perché magari c'è qualcuno che ha fatto il primo punto, l'ha fatto bene, ma il secondo punto o si vede o mi dice lui guarda non ho fatto proprio niente, e allora a questo punto non stiamo neanche a correggere perché non c'è niente da correggere, e sappiamo già che quella persona ha 18, e poi ci saranno gli altri che spero siano la maggior parte, che hanno fatto qualche parte del secondo punto e allora con calma, atteso, paziente dei risultati, c'è scritto da parte vostra, con calma cercheremo di valutarli.
Poi di solito, a valle della pubblicazione dei risultati, fissiamo sempre un momento di colloquio in cui poter vedere insieme gli errori, le correzioni, cosa è stato fatto, eccetera, eccetera. Che non è contrattare, non è fare un orale, ma è spiegarvi le motivazioni del voto, condividere con voi le motivazioni del voto. Sul secondo punto, quasi sempre vi troverete un grafo e o una ricorsione e o una simulazione, cioè parti algoritmiche che siano al di là del semplice uso delle collection. Nei temi d'esame dello scorso anno, diciamo che la ricorsione non l'abbiamo quasi mai data. Quest'anno non sarà così. No? Quindi qualcosina in più, magari qualcosa di più semplice dal punto di vista del progetto, ma un pochino più approfondito dal punto di vista degli algoritmi. Dimmi. Dipende dal problema, perché magari ci sono problemi in cui la parte facile è costruire il grafo. Quando il grafo è già lì evidente, non devi fare elaborazioni. Cioè la soglia che ci diamo noi è quella lì, cioè, come ti ho detto, è una cosa che in una mezz'ora una persona che normalmente se la cava durante le esercitazioni, quella parte lì dovrebbe farla. E non pone particolari difficoltà concettuali, diciamo così. A volte il grafo è già lì, quindi è solo crearlo e poi calcolare, che ne so, il numero di vertici, il numero di archi, è la tipica cosa. Se invece in alcuni casi, che so, quello di GTFS, la costruzione del grafo era già di per sé difficile, allora non mettere come primo punto perché devi farti la query, eccetera. Ecco, noi vi daremo già un DAO, ma non è. Tutto il codice che vi diamo è tranquillamente modificabile. Cioè potete, c'è il codice che, il progetto di partenza, scusa, dove c'è scritto, vi diamo il progetto, scaricamento progetto Eclipse importazione. Quello è un progetto di partenza, lì ci sono dei bin, ne volete creare degli altri, createli, volete aggiungere dei metodi, aggiungeteli, volete aggiungere i comparator, aggiungeteli, al DAO volete aggiungere le cose, cioè è semplicemente il codice di partenza per non farvi partire da zero, poi potete aggiungere ciò che volete, anzi in molti casi dovete aggiungere qualcosa perché normalmente, giusto per trasparenza, quello che facciamo è che noi risolviamo l'esercizio completo, funziona, così sappiamo anche, sappiamo bene qual è il grado di difficoltà e poi cominciamo a cancellare roba. Cancelliamo classi, cancelliamo metodi, in modo da dargli una cosa minima, ma ancora funzionante, in modo che poi voi lo possiate ricostruire. Ecco, quello che vi raccomando, oltre ovviamente a saper fare gli algoritmi, è usare queste settimane per impratichirvi sul, vado sul computer dell'app, carico il programma, controllo che Eclipse. Fatevi una scaletta di punti da controllare, una procedura per cui, no, un po' come gli astronauti che hanno le procedure punto per punto, la checklist di avvio, no? Provatela in modo da essere sicuri, cioè, di scoprire in fretta se MySQL non funziona, se non sapete la password, cose di questo genere, se non riuscite a importare un progetto, in modo che la fase iniziale, che non partiate già con 10 minuti di ritardo e tanto stress accumulato, ecco. In modo che all'inizio della prova siate voi Eclipse e il vostro ragionamento. Dimmi. Di brutta, a piacere. Anche dici stampato? Sì, non c'è problema. Individuale. Cioè, non lo scambiate, però ognuno può avere il suo. Sì. No, la chiavetta le ritiriamo prima, perché possono servire per scambiare. Ciò che volete copiare, ve lo potete copiare prima. Materiale cartaceo potete tenerlo, nei limiti purtroppo del poco spazio che c'è nel laboratorio. Allora, se non l'avete ancora fatto, datevi un'occhiata poi ai temi d'esame, che in realtà appunto questa settimana li faremo di nuovo in laboratorio. Ecco, se qualcuno di voi c'è stato in laboratorio giovedì scorso, ha delle domande, dei dubbi su come si svolgono le cose, delle difficoltà da segnalare, in modo che così ne discutiamo prima e evitiamo che si scoprano.
Ecco, lì, questa settimana controllate che ci sia la versione 1.1 su tutte le macchine, perché inizialmente avevo installato la 2. Quello, tanto appunto ci sono ancora 2 settimane, se riuscite a verificarlo, e se no segnalatelo, dicendo guarda, su quel computer lì c'è quel problema, e così lo verifichiamo noi anche il giorno prima. Dimmi. Sì, nello zip di solito vi metto già il MySQL, come si chiama, connector e jgraph, cioè poi ciò che serve per il progetto, quindi il progetto parte. È chiaro che dovrete cambiare la URL, JDBC URL di collegamento, che dipende dalle password, perché a seconda di come è installato MySQL ha delle password leggermente diverse, quella parte lì dovete toccare, però le librerie le metto già dentro. Ok, allora, se non ci sono dubbi io direi che possiamo salutarci anche adesso, perché nel tempo che rimane non vale la pena iniziare un nuovo esercizio, e invece nei giorni prossimi faremo i temi d'esame quasi tutti quelli dell'anno scorso che sono rimasti.